Buongiorno a tutti, ben ritrovati, bentornati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì 6 novembre, martedì si parla ovviamente di periferia, ma prima di iniziare con la nostra puntata rubo un minuto a Walter Cherubini, nostro ospite del martedì, per parlare di Milano Storytelling Awards. Ultimi giorni di votazione, mancano pochissime ore alla chiusura delle votazioni, potete però ancora votare chi e come, lo vediamo in questo filmato. Queste le nomination, queste le categorie, potete votare ancora fino al 12 di novembre, poi 16 novembre, grande serata finale al Teatro Guanella. Come vi dicevo, oggi è martedì si parla di periferie e quindi diamo il buongiorno all'ospite, ma padrone di casa del martedì, Walter Cherubini, consulta periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Walter, chi ci hai portato oggi con te? Ma vorrei un attimino fare una piccola apertura prima di presentare l'ospite. Vogliamo tagliare questi prossimi appuntamenti in vista del 7 di dicembre, Sant'Ambrogio, invitando, per quanto riusciremo, i cosiddetti Ambrogini d'Oro o civiche benemerenze. Perché si fa prima dell'assegnazione tutto un dibattito, chi mettiamo, chi non mettiamo, ognuno tira dalla propria parte. Noi ci poniamo dal punto di vista, chiamiamolo così, periferico, e ci diciamo: ma poi quando è stata assegnata una benemerenza, perché si chiamano civiche benemerenze nel comune di Milano, queste persone qui che fine fanno? Come vengono utilizzati dall'amministrazione? Presento Giovanni Poletti. Giovanni Poletti, tra le varie cose che ha fatto, oltre a benemerenze, che poi magari ci dettaglierà lui, perché è stato destinatario di una benemerenza come allora presidente della cooperativa edificatrice di Niguarda. E poi anche prima ancora dall'allora provincia di Milano. Ma ci interessa sottolineare qual è la motivazione per cui vengono scelte queste persone in generale. Dice: la città esprime gratitudine, no? All'attività e all'iniziativa che hanno dato per il bene comune. Premia gli uomini e le donne, le associazioni e le organizzazioni che hanno saputo dare un contributo speciale alla città. Allora, al di là di tutte le polemiche su come vengono designati, ma se noi abbiamo queste persone, organizzazioni, associazioni, dalla nascita degli Ambrogini ne sono stati già premiati circa 5.500 persone e organizzazioni, negli ultimi 10 anni più di 500. Per cui non ci sono solamente quelli che l'hanno ricevuta 70 anni fa, ma ci sono anche persone che l'hanno ricevuto l'anno scorso e anche quest'anno. Bene, siccome hanno dato un contributo speciale alla città e continuano a darlo, ma che fine fanno? No? Vengono utilizzati dalla città? Questo è il tema che vogliamo porre in questo scampolo così di Beh, abbiamo un mese. Oggi predicembre. è il 6, vengono dati il 7 di dicembre, gli Il 7 Ambrogini, di no? Quindi, dicembre, insomma, giusto un esattamente. mese prima degli Ambrogini. Iniziamo questo cammino e quindi diamo il benvenuto, buongiorno a Giovanni Grazie Poletti. dell'invito, buongiorno a tutti. Una vita spesa nella città, vorrebbe dire.
che amo tanto. Che ama tanto, benissimo, ottimo. Ex presidente di un consiglio di zona, quando le zone erano 20, quando, esatto. Quando si sperava che le zone potessero fare il cambiamento, poi invece... Erano gli anni della speranza, i primi poi, eletti. Ma qui la speranza, cioè, vorrebbe dire che chi viene sperando, morì non si può dire, ma cioè come... qui sempre speranza, ma poi... Beh, è una questione che viene da lontano, non è cambiata molto, cioè c'è un problema di equilibrio dei poteri. Per dare più poteri ai municipi oggi o alle zone prima, bisogna che qualcuno ne lasci rispetto a quelli che ha, per i rapporti con gli assessorati. Cioè. Ma quando ero presidente io c'era l'assessorato al decentramento. Ah. Ecco. Non sono però periodi paragonabili, sarò brevissimo, nel senso che l'attenzione e la partecipazione della gente negli anni 80, 90 era molto superiore. C'erano dei partiti, come il partito al quale ero iscritto io, che mi chiedevano cosa facevo lì, cosa facessi, quali erano i programmi, cioè avevamo una stimolazione. Sì. E poi quando c'eravamo anche la gente dietro. Oggi mi sembra che l'attenzione verso i municipi sia un po' debole. Chiudo solamente dicendo è cambiato anche la qualità, e non si offenda nessuno, del personale politico che troviamo nei municipi. Faccio solo un esempio. Il capogruppo che avevo io del Partito Socialista in Consiglio di Zona era il presidente dell'ospedale. E avevo due architetti, e avevo un senatore della Repubblica, consigliere di zona, e devo dire che avevo 9 partiti e si lavorava dal MIS arrivare a rifondazione. Era un altro mondo. Però se dovevamo prendere atto di quella era la realtà, e credo che i municipi non possono, sono imprescindibili nella vita di Milano, soprattutto ragionando in termini di periferie, eccetera. Milano è quella, è rotonda, e quindi sarà sempre una. Non voglio più la famosa volta della bicicletta. Non voglio più chiamare periferie, per me non è una disquisizione che non serve. Io mi aspettavo moltissimo che la città metropolitana consentisse alle periferie di avere non solo una visione verso il centro, la piazza del Duomo, ma anche con i comuni limitrofi, e quindi la zona 9 parlasse con Bresso, con Cinisello, eccetera, eccetera. Quindi una visione nuova poteva essere data dalla città metropolitana, così come la legge prescriveva. Ecco, si aspettava così tanto Poletti della città metropolitana che ne ha scritto anche un libro. Milano città metropolitana. Sì, è un documento di amore verso la mia città, nel senso che Milano è sempre stata una città capitale. Coi francesi era capitale d'Italia, arrivavamo fino a Fermo, nelle Marche. Con gli austriaci Milano era la città dove si facevano le relazioni politiche con gli altri stati ed era la città più periferica dell'impero austro-ungarico. E gli spagnoli, Milano era una città di riferimento perché prendevano soldi da Milano. E tenete conto che Milano ha sempre avuto un proprio senato. Qualsiasi fosse stato l'invasore, Milano ha mantenuto quella caratteristica. Ha un rito ambrosiano, ha una chiesa che bisogna darne atto, allora illuminata, ma credo anche oggi, però una chiesa che ha un passo leggermente diverso. La città dell'università, la città della gestione della sanità verso i poveri, gestita evidentemente allora dalla chiesa, ma con uno spirito e un afflato, direi, molto democratico per i tempi. Quindi è una città che oggi sta vivendo un periodo bellissimo e se lo merita tutto. Quando parla di sanità poi parla con cognizione di causa, perché insomma ha fatto quanti anni? Fatto 40 anni di ospedale, non come ricordato. Non perché stai sempre male, anzi. 13 di policlinico, 24 di riguardo e 3 come consulente fra i miei fratelli. Insomma, e il tema della sanità è uno di quelli che in Lombardia soprattutto è sempre toccato, no? Tema sempre scottante, tra cui si passa tra l'eccellenza e poi le tate che portano. Fare sanità in Lombardia è molto più facile che farlo in Calabria, per le risorse della regione, per gli impianti che ha. Ci sono più centri cardiologici, cardiochirurgici in Lombardia che in Svizzera. Quindi, però voglio dire, è sempre difficile fare sanità, perché più aumenti il livello anche di qualità e più aumenta la domanda di qualità. Quindi è sempre una gara continua. Oggi è stata molto privatizzata la sanità in Lombardia e questo potrebbe portare delle conseguenze nel tempo che non ritengo molto positive. Oggi c'è la fantomatica lotta alle attese, però la gente che ha premura deve andare a pagamento, diciamocelo chiaro. I tempi di risposta sono eccessivi.
Walter, insomma, diciamo che in questa nostra ricerca di che fine hanno fatto i vari Lamborghini e i vari benemeriti, quella di Giovanni Poletti mi sembra una storia dove, insomma, ha fatto una buona fine tutto questo, no? Ah, una buona fine. Quanto vengono utilizzate questi tipi di risorse? Qualcuno le chiama e dice: guarda, tu sei stato benemerito della provincia, sei stato benemerito del comune, benemerito del comune per esempio perché è stato presidente della cooperativa edificatrice di Niguarda, che più recentemente si è unita con altre due cooperative e oggi fa la cooperativa Cioè, Abitare. proprio è stato uno di quelli che ha Sì, lavorato sono arrivato con 1700 all'espansione. appartamenti e sono andato via che la cooperativa ne aveva 2600 Insomma, di no, 2600 da proprietà da gestire. gestire. Quindi, di fronte a tutta una serie di problematiche che ci sono nella gestione degli appartamenti pubblici, avere una esemplificazione da parte di chi sa gestire 2700 appartamenti, che utilizza anche i relativi spazi che nelle case popolari sono vuote. Lasciamo perdere le occupazioni abusive degli Sì, appartamenti, ma no, pensiamo ma solamente infatti, agli bravissimo, spazi a guarda, sai che io sono terra, molto più negozi e propenso a parlare di quello, quant'altro, nel senso, come se ci no? sono, va bene, un problema, ma il dramma, secondo me, è invece gli No, il stabili liberi, il vuoto. vuoto, gli spazi Allora, vuoti, questo tipo di vuoto, ma perché non c'è Milano ha tutto, ha tutte queste ricchezze e Milano non se le prende e non le utilizza. Per cui i benemeriti, gli Ambrogini, noi continuiamo su questo tasto. Poi non è un'esclusiva gli Ambrogini, persone che fanno cose, associazioni che fanno cose, ce ne sono tantissime, come diciamo più volte. Ma perché non li utilizziamo? Ma non in maniera emergenziale, c'è un problema che scopre e allora andiamo a cercare chi lo risolve. No, in maniera strutturata. Banalmente, fai le politiche per l'abitare? Bene, ogni 6 mesi chiami a raccolta tutti quelli che contribuiscono alle politiche dell'abitare, premesso che il comune fa il comune, chi gestisce le case e chi i benemeriti sono i benemeriti, non sono quelli che vanno a decidere. Ma ci deve essere un'osmosi tra tutte queste ricchezze, altrimenti noi continuiamo a effettivamente. essere una struttura dove uno fa una cosa, quell'altro la fa quell'altra e non si mette mai insieme niente Sì, o avrebbe da dire, poco. anche nel villaggio più sperduto africano vengono chiamati i saggi poi, no? Quando c'è da prendere una decisione per sapere se i giovani, i nuovi stanno facendo qualcosa di buono o no. Non si capisce come mai qui da noi certe eccellenze, perché a tutti gli effetti dovrebbero essere delle eccellenze, o a meno che si sbaglia tra i Lamborghini, ci Ma chiediamo anche questo, perché cosa Milano, no, ma perché succede? Milano non fa sistema? Questo ma non è che lo diciamo noi. Indagini, eccetera, dove ci sono tantissime cosiddette eccellenze, cioè capacità, diciamo noi, ma non vengono espresse e messe a fattor comune, no? Quindi sul tema dell'abitare, in particolare all'area metropolitana milanese, sarebbe interessante capire se si sono ritrovati con queste persone che gestiscono l'abitare, perché abitiamo tutti a Milano, cerchiamo di fare delle cose che possono avere una certa capacità di Certo. risposta e raccogliamo le idee anche da chi ha dato capacità di risposta. Parlando dei piani terra, chiamiamoli così, negozi, spazi e quant'altro, nella gestione della cooperativa con Giovanni Poletti, che cos'è che hanno fatto? Hanno dato una serie di spazi a fare il teatro, la biblioteca, uno spazio dove potevano venire le persone Disabili. che portavano da mangiare agli anziani del quartiere, per i disabili, dopo scuola. Cioè c'è tutta questa ricchezza che Ecco. viene accolta e incentivata a venire e gli si dà spazio. Allora faccio una domanda al cooperante Poletti, Cooperatore. al cooperatore Poletti. Spesso e volentieri ci troviamo in situazioni in cui questi spazi appunto rimangono vuoti perché bisogna farli andare a reddito, bisogna dargli valore e se no mettiamo il teatro, mettiamo lo spazio disabile, questo non porta reddito, benedetto. È davvero così? Prendiamo il gatto per la coda e non lo guardiamo in faccia. Quindi è facile dire diamo, facciamo. Io sono perché le cose si facciano con degli obiettivi e quindi il costo-beneficio riguarda l'obiettivo. Qual è il mio obiettivo? È quello di rafforzare il tessuto sociale, portare cultura, coinvolgere la gente, ma soprattutto portare della gente, chiamiamola così, a gestire
il servizio, l'iniziativa, perché riorganizzare, far fluire a pagamento, dopodiché si spegne la luce e non c'è più niente, non serve. Bisogna e ci vuole pazienza e ci vuole anche trovare le strutture, ma trovare le strutture significa anche affidare un embrione dell'organizzazione. Non puoi dare guarda, c'è qui una struttura, vedi tu. Facciamo un esempio, io so che a Niguarda c'è una struttura che oggi che si è liberata da un ristorante. Io sogno, per esempio, il centro della musica in tutta la zona nord. Se i ragazzi devono suonare, imparare, so benissimo, cito solamente il clavicembalo verde, per esempio, che è una bellissima iniziativa, è di un amico, conosciamo. Bene, ma questi hanno portato a Niguarda cantanti cinesi, complessi di altissima qualità, cioè, quindi dare alla gente anche di promuovere nel mezzo del tessuto sociale, del quartiere, cos'è periferia, ma la qualità, e bisogna coinvolgerli. Questo vuol dire anche evidentemente che qualcuno ci metta dei quattrini inizialmente. Allora la cooperativa aveva la possibilità di aprire il teatro, di fare le cose che adesso diceva, quindi non voglio fare propaganda a me. Ma però comunque sono gli investimenti. Anche gli altri senso, hanno le strutture. Cioè non è beneficenza, questo che dico. Ed è un investimento anche per avere, quando dico, continuo a insistere sulla parola rafforzamento del tessuto sociale, vuol dire poi avere dei risvolti positivi nei confronti alla battaglia della droga, ad avere i ragazzi che restano nel quartiere perché sono coinvolti lì direttamente e non mi vanno fuori la sera, che mi guarda la sera, i ragazzi non ci sono più, sono tutti ormai, come lo sappiamo, i centri di godimento, chiamiamoli così. Mi guarda, si spengono le luci, se non ci fosse il teatro non c'è una luce accesa. Dico mi guarda, ma non è mica solo mi guarda, poi vado a guardoggiare piuttosto che altro. Quindi bisogna vedere la città nel suo complesso e quindi gli operatori, che sono il comune, il privato, le cooperazioni, eccetera, e si devono sedere intorno al tavolo una volta e pensare a una città che non è solo monocentrica, una città di tipo diverso. C'è in atto da parte, diciamo, da sala del comune un'iniziativa, speriamo che arrivino i soldi veramente dal governo, e che parta e finalmente dia qualità. È stato inaugurato in Piazzale Maciachini il teatro e Burato, quindi cioè, cominciamo da lì, però ricordiamoci che per esempio l'Aler, così deve, o il comune, non deve pensare di affittare un locale per guadagnarci e basta. Questo, quello, no? Ma si può fare famoso, uno scambio. C'è il famoso danno erariale, c'è il famoso portare valore. Io faccio un complimento a perché ormai ci lavoro insieme da anni per tante iniziative, il tuo volontariato, a Walter. Perché si sforza sempre di dire una cosa: tu che hai una stanza, hai un negozio, eccetera, se la Corte dei Conti ti dice che devi affittarlo a 9.000 euro, io lo bypasso questo problema, nel senso che io ti metto 9.000 euro di affitto e poi dico però io ti metto 9.000 invece che 10.000, rispondo alla Corte dei Conti, però tu mi fai 30 ore al mese, 10 ore alla settimana di attività gratuitamente rivolte a cose, che ti riconosco questo valore in 2.000 euro, 3.000, quello che è. Ecco, io ti do da una parte, ti faccio pagare 9.000, dall'altra parte te ne restituisco 3.000. È una furbata? Non lo so, forse sono un semplicione, però è un modo come un altro per far vivere gli spazi. Insomma, un semplicione che gestiva quanti? 2.700 appartamenti, per un semplicione non è male, devo dire. No? Più spazi, più attività, cioè c'è una promozione proprio di energie, e quindi uno va in un posto dove non è lì isolato e trova tanti loculi dove ci stanno le persone, ma c'è una dinamica di vita che non è una cosa semplice. No? Ma bisogna anche pensarla appunto a partire da che cosa? Noi diciamo sempre che abbiamo a Milano tante risorse che non vengono utilizzate. Non vengono utilizzate perché ci si dimentica, gli Ambrogini li si dimentica passati. No? Oppure abbiamo tanti spazi, gli spazi che sono solamente nell'area delle case popolari, noi abbiamo qualcosa come quasi 1.000 negozi e spazi artigianali che sono vuoti. Allora, questo è il tema. E poi abbiamo anche tutta una serie di regole che sono contraddittorie con questa affermazione di principio. Chiamiamo la partecipazione, le iniziative culturali, sociali, diamo spazio. Dopodiché, come abbiamo visto anche nelle precedenti trasmissioni, con il Circolo Perini, ma il Circolo Perini è
un'evidenza di questa logica errata, dove chi fa iniziativa, in particolare a Quarto Giaro, ormai da più di 50 anni, gli si dice: guarda, devi lasciare libero lo spazio. Perché? Perché noi dobbiamo ricavare dei soldi da questa roba qui. Quando a Quarto Giaro poi ci sono tantissimi spazi liberi, tra le altre cose. Certo. Che verrebbe da dire, scusa, ma prima di mettere in discussione, perché il Perini paga anche l'affitto, prima di mettere in discussione un'iniziativa di questo genere, vai a occupare tutto il resto che, come abbiamo più volte dimostrato, oltre a spazi ci sono che, oltre a non essere utilizzati, ma spesse volte gli enti di gestione pagano anche le spese condominiali. Sì. Noi abbiamo una casistica che citiamo, due piccoli spazi commerciali, dove, non utilizzati da oltre 10 anni, in questi 10 anni, in particolare l'Aler, ha pagato più di 220.000 euro di spese condominiali per avere una cosa lì che non è utilizzata e che anzi deperisce. Allora, è chiaro che se le regole, se io faccio lo sconto dell'affitto, vengo accusato di danno erariale, ma se invece lascio lì una cosa a deperire, infatti, tutto funziona, non è chiaro, un danno... che allora per me dire danno immobiliare sarebbe, no, in quel caso, no? Esattamente. Allora, da una parte noi dobbiamo incentivare l'utilizzo degli spazi, perché uno spazio vuoto si degrada e quant'altro. Nello stesso tempo, noi, chi utilizza spazi comunali o pubblici della città metropolitana, per esempio, perché ci mette dentro il teatro e quant'altro, non è che deve essere messa a rischio l'attività, no? E gli si dice: guarda, te ne devi andare a finita locazione, perché noi qui così ci dobbiamo fare soldi, ma falli su tutti gli altri spazi che ci sono. Se no, ci sono queste regole che sono contraddittorie: da una parte mettono a rischio l'attività che viene richiesta, perché fate socialità, fate teatro, fate cultura, e poi viene ostacolata operativamente. Nello stesso tempo, tutti gli spazi che non vengono utilizzati, no, vengono lasciati morti, invece di farli vivere e darli qualcuno che può arricchire il tessuto sociale. Questi sono temi un po' da regole, però se non si cambiano le regole, continuiamo a rimanere così, punto. Prima invece parlavamo di, insomma, mettere a regime le cose, di fare sistema, che non è facile, non è niente nel DNA, verrebbe a dire, poi della macchina comunale, spesso volentieri fa fatica. Non è facile, ma è possibile. Ma è possibile. No, diciamo che invece c'è chi, ahimè, lo sa fare molto meglio di noi, e ne racconti nel tuo ultimo romanzo. Nel senso che, ahimè, la malavita in Lombardia ha saputo fare sistema molto bene, portando un sistema molto antico ma funzionale ai loro scopi. Parliamo dell''ndrangheta. E parliamo dell''ndrangheta, appunto. Io ho scritto questo romanzo... L'olandese, il carabiniere e il convitato di pietra. Il personaggio è il carabiniere, certo, bravissima persona, adesso vi racconto il romanzo. Perché è un romanzo che in realtà pone un problema. Il problema è che l''ndrangheta ha una presenza in Italia enorme, ha una presenza in Lombardia, è la seconda regione d'Italia dopo la Calabria per presenza di 'ndrangheta. Ricordiamo, appunto, è un romanzo, ma è un romanzo che parte degli spunti. Sì, c'è anche l'amore. Diciamo che non è il primo romanzo che parte da spunti reali sul lago di Como, tra parentesi, mi viene in mente un altro molto più illustre, un po' più antico, c'è no? Un illustre scrittore, certo. No, ma il lago di Como, il Corriere della Sera, non ricordiamocelo sempre, l'articolo dell'8 di novembre a firma di Andrea Galli ha scritto un titolone così, dicendo: la barbagia dell'Alto Lago. Quando si arriva a queste definizioni significa che il problema è già in cancrena. Adesso vi risparmio cosa è successo nel paese, comunque la gente non è andata a votare e oggi c'è un commissario perfettizio. E non si sa il perché, gli ultimi sindaci sono tutti stati... chi gli ha incendiato la macchina, chi gli ha incendiato l'albergo, eccetera. Da lì sono partito per fare uno studio, dicevo: va bene, ma l''ndrangheta, tutti parlano della mafia, tutti sono tutti della mafia, ma non è ancora entrata nella consapevolezza della gente, no. Non è entrata dentro nelle vene, non abbiamo... Allora, se i giornali, se la Rosy Bindi nella sua relazione come commissione di quest'anno, sto parlando di dati dal DM. Ma se facciamo parlare di dati di 10-15 anni fa? Il libro è stato stampato a maggio, quindi
se la Commissione parlamentare antimafia, se il procuratore generale Roberto Alfonso, nella sua apertura dell'anno giudiziario Milano, gennaio, 28 gennaio di quest'anno, se la DIA dice che la 'ndrangheta ha colonizzato la Lombardia, fermiamoci un attimo a riflettere, che cosa vuol dire questo? Perché non spara la 'ndrangheta, ma la 'ndrangheta non ha bisogno di sparare, non sta combattendo un'altra mafia. E poi ormai c'è una richiesta che viene da alcune fasce di popolazione, imprenditori, eccetera, che vuole il rapporto con la mafia perché per ottenere quattrini, eccetera. Cito che l'ultima sentenza di Settimana Bologna di settimana scorsa, scorsa. 140 persone condannate, eccetera, ma dentro lì non ci sono i mafiosi e basta, ci sono Eh no, imprenditori, politici, bello, perché c'è spesso la poi nostra abbiamo ancora società. un'idea sbagliata, appunto, l'idea ancora dell'uomo che va a lupare la coppola e non è più No, ma non è così. più così, ma non c'è Chi una. va a fare affari con l'andrangheta spesso e volentieri Ma certo, è una però brava persona, diciamo, la qua sì, ma definiremo è uno che così, dice siamo no? dell'opera pia di Ecco. San Carlino, cioè, la mafia ha un suo santo, lo sapete. Ecco. Anche lì c'è tutto un connubio culturale che io ho cercato di approfondire. Adesso mi spiace che non ci sono i tempi, ma No, prego, 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 no, vai. beh, ma devo leggere una lettera di un mafioso. C'è cioè una lettera, io tutto ciò che dico ho tutto documentato, Sì? da Gratteri, Saviano, le leggi, eccetera. No, perché è una cosa molto delicata, non La si cosa può fare interessante, terrorismo, che eh? dicevi dottor Giovanni, è che noi non ce ne accorgiamo molto, ma qualche settimana fa su un giornale del Ticino è uscito uno schema molto Del Canton interessante Ticino, del Canton Ticino, la mafia uno in schema molto Lombardia. interessante dove in realtà dall'altra parte se ne sono ben accorti di quello che succede da questa parte. Eccolo qua, questo Ma schema io ho sulla casa vicino a Roma. criminalità vista Sì, da lo allora, conosco bene. ticinesi qui in Su Lombardia. questo mi permetto di Prego, dire prego. una riflessione che vale quello che vale, però oltre confine, Svizzera, eccetera, non sembra ci sia questa consapevolezza. Adesso, al di là di questo titolo che è stato fatto, dove rappresenta un pochettino il termine della criminalità in Lombardia, vista dal Ticino, però una fotografia ticinese, questa non è fatta, Ah no, no. ma è piuttosto Guarda. presente, perché ci sono tutta una serie di scambi, chiamiamoli così, monetari, tanto per rimanere un pochettino sul generico, ma per intenderci, e quindi questo non aiuta sicuramente quello che è un clima generale e soprattutto non aiuta quello che è un clima di intrapresa economica, sociale e quant'altro, perché c'è esattamente il contrario, cioè di un soffocamento di quella che è anche l'iniziativa economica. Ecco, appunto, siamo in chiusura, Giovanni, volevo chiederti questo, appunto, cosa possiamo imparare dal tuo libro e come possiamo imparare a rapportarci con questo che sarà sicuramente un tema dei prossimi anni? Brevemente posso dire questo, adesso io non voglio insegnare nulla, io non sono uno specialista della, io sono un cittadino normalissimo che cerca di capire bene come mai siamo a questi punti. Se una dose di cocaina costa 5 euro, se una dose di eroina da sniffare costa 10 euro e vengono fatti gli spinellini piccoli per i ragazzi delle medie inferiori, noi bisogna che ci fermiamo e chiedo ai nonni che fino a ieri accompagnavano i bambini alle scuole elementari perché il bambino era piccolino, adesso che va alle medie e vuole la sua indipendenza, qualche volta vogliamo i nonni, i genitori, fare a turno e andare a vedere cosa succede fuori dalla scuola di mio figlio? Vogliamo capire come si fa a intravedere se il ragazzino, ragazzo di 16 anni, 16 anni che abbiamo in casa comincia ad avere qualche elemento di turbativa che possa. Che bisogna essere preparati anche Perché per quello, tu questa roba. dici, alla fine è quello, sì. Il parrucchiere di un quartiere che a un certo punto prende 10 anni di galera per mafia, vogliamo capire che questo qui era inserito? Cioè, non è che la mafia sia una cosa che passa, la mafia l'abbiamo in casa, intorno, eccetera, eccetera. Bisogna E smettiamola di imparare non cercare a di vedere il conviverci. mafioso come Ma no, diciamo, ma no, la nell'idea, no? mafia oggi gira miliardi, non sta mica a guardare. Però attenzione, non vuol lasciare il territorio, la cultura dell''ndrangheta è il governo del territorio e quindi avremo sempre questo problema. Ricordiamoci di Nando Della Chiesa. Nando Della Chiesa continua a dire: nei prossimi 30 anni non riusciremo a battere l''ndrangheta. Possiamo oggi mettere dei paletti, cominciare a cambiare anche certe normative. A rafforzare senza delegare solo le forze di sicurezza, le forze di polizia e la magistratura a combattere la mafia,
bisogna che la gente si sensibilizzi, la gente prenda coscienza del problema. Oggi non c'è questa consapevolezza. Cominciamo almeno a fare questa roba qui. Forse fra 30 anni riusciremo a vincere la mafia. Grazie mille allora Giovanni per il tuo intervento, grazie davvero, speriamo di rivederti presto con tante altre novità, poi ormai da quanto ho capito hai preso la mano di scrivere, a quando il prossimo libro? No, il prossimo libro, non un'anteprima, lo sto finendo, ma è un omaggio, lo voglio dire, è un omaggio agli anziani di Niguarda, che sono persone splendide. Poi ho romanzato, gli faccio fare gli eroi a cavallo, arrivano i nostri, eccetera, a cavallo di guarda. Però devo dire che in periferia si vedono questi anziani che sono ancora tanti e hanno una storia dietro, la ricostruzione, la guerra, eccetera, eccetera, e sono ancora persone splendide, potrebbero dare molto, almeno come esempio. Grazie. Davvero grazie mille Giovanni. Walter, grazie mille, noi ci rivediamo martedì prossimo, sai già che cosa parleremo, non ancora, stai ancora... Ma vorrei soprattutto dare delle date. Sì, vai. Uno, perché c'è la presentazione del cosiddetto piano quartieri da parte dell'amministrazione comunale, crediamo che siano degli appuntamenti interessanti, partono questa domenica con i municipi 9, 8 e 7 e poi nelle successive due domeniche gli altri municipi. Piano quartieri che prevede tutta una serie di iniziative, ma sarà soprattutto l'occasione per scambiare delle opinioni, delle sensibilità, ma anche delle proposte, soprattutto delle proposte con la cittadinanza. Il sindaco Sala ha detto che è l'inizio di un percorso, o comunque una tappa di un percorso. Bene, vediamo come si può costruire questo percorso. Se si fa come gli ambrogini che si dimenticano, sicuramente non è venuto il percorso. Per quello che martedì 20 alle ore 18 a Chiama Milano, nel percorso conclusivo di quest'anno 2018 di A Scuola di Periferie, dove abbiamo totalizzato già 26 appuntamenti, 26 lezioni, ne parleremo anche con l'assessore alla partecipazione Liparini. Perfetto. E poi ci sono anche degli altri appuntamenti ed comunque su periferiemilano.com che stiamo aggiornando. Milano.com, trovate tutti gli appuntamenti e tutti gli studi, tutte le mappe anche della consulta Periferia Milano, che sono veramente sempre molto interessanti da vedere. Grazie mille allora Walter, grazie ancora grazie a voi, Giovanni, grazie davvero per essere qui con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento con Good Morning Milano torna come sempre domani alle 12.30 qui in diretta, grazie mille, arrivederci, a presto.